Buonasera. Incidente in via Palestro nel tardo pomeriggio di ieri. Un furgone scoperto ha tamponato un'auto. Trasferimento in ospedale per i due autisti coinvolti. L'uomo che guidava l'auto ha avuto un contraccolpo. L'altro guidatore è stato portato in ospedale per accertamenti. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi del caso. Domani alle 20 alla parrocchia di Braida è in programma la cena dalla parte dei bambini, il cui ricavato sarà devoluto ai progetti del Centro Aiuti per l'Etiopia di Modena e all'Associazione Modena Terzo Mondo. Ecco l'intervista a Marcello Bazzi, referente del Centro Aiuti per l'Etiopia, e ad Andrea Di Paolo, vicepresidente di Modena Terzo Mondo. Marcello, una cena di beneficenza organizzata dalla parte dei bambini. Sì, certo, è qualcosa di importante per cercare di aiutare chi è stato meno fortunato di noi. Sabato 1 giugno si terrà questa cena di beneficenza. Il ricavato della cena verrà devoluto in favore dei bambini dell'Etiopia e del Brasile, in modo particolare in Etiopia, a favore dei bambini più sfortunati, quelli che vengono abbandonati dai loro genitori, così che possano essere aiutati nel momento più critico della loro vita. Inoltre, durante la cena sarà possibile, per chi vorrà, anche aderire al progetto dell'adozione a distanza, un modo concreto per poter aiutare un bambino in grande difficoltà, un modo per permettere a un bambino di sognare, di crescere, di imparare a leggere, insomma di accompagnarlo per mano nella sua vita. Questa è un'iniziativa nata alla fine dell'inverno e abbiamo iniziato a pensarla insieme con gli amici del Centro Aiuti per l'Etiopia e insieme con l'amministrazione comunale. L'abbiamo programmata insomma, prima dell'estate, quindi qui per sabato 1 giugno, il cui utile ricavato è appunto a favore dei bambini poveri e abbandonati dell'Etiopia e del Brasile, in particolare per il Brasile. I soldi verranno dati, insomma, ai progetti nostri di Modena Terzo Mondo dedicati ai bambini che sono oggetto o dello sfruttamento sessuale, purtroppo, insomma, che hanno subito violenza, oppure dei bambini di strada abbandonati anche egli da famiglie o dai propri genitori, insomma. Domani e domenica a Camarta ci sarà il Festival del Cambiamento Vivi Nuovo, organizzato da Luca Medici Veritti e Stefania Valentini, fondatori dell'associazione La Nuova Vita. L'iniziativa, divisa in due sale, parlerà sostanzialmente di benessere inteso a 360 gradi, benessere del singolo individuo, ma anche della società e dell'ambiente in cui viviamo. Per l'occasione aprirà ufficialmente la piscina estiva di Camarta. Terzo anniversario della scomparsa di Tiziana Orsini Rovatti, fondatrice e sostenitrice dell'associazione Onlus per vincere domani, che si occupa di assistenza oncologica. Stasera alle 19, nella chiesa della parrocchia di San Giovanni Neumann, nel quartiere Parco, si terrà una messa di suffragio con i membri dell'associazione. Passiamo allo sport. Continua sui campi dello Sporting Club Sassuolo il torneo di tennis Digital Design. La parte riservata alle giocatrici di quarta categoria si è conclusa con la vittoria di Rebecca Rubertelli del Tennis Forlì, che in finale ha sconfitto la padrona di casa Sofia Bellucco, tesserata per lo Sporting Club. Sofia stava perdendo il primo set per 3-1, quando è stata costretta al ritiro a causa di un risentimento muscolare. Il torneo prosegue con le giocatrici di terza categoria. Tutte le info su www.sportingclubsassuolo.it. Volgono al termine i vari tornei di calcio giovanile. Al Memorial Caroli ha trionfato l'Audax Casinalbo, capace di vincere addirittura 8-2 la finale contro il Corlo Magreta. Nella finale terzo-quarto posto, vittoria del Pozza ai rigori contro Sassuolo Calcio. Premi anche ai singoli. Miglior giocatore Dago Frank dell'Audax, capocannoniere del torneo Denis Ferrari del Pozza, miglior portiere Vincenzo Fuschino del Corlo Magreta. Per oggi è tutto, arrivederci a lunedì.